Qual è infine il rapporto che si crea tra la popolazione e la guerra quando la guerra entra in casa? In questo senso la Prima Guerra Mondiale è l'anticipazione di ciò che accadrà nel conflitto successivo. Sul teatro europeo casi, anzi episodi ben più vasti di coinvolgimento diretto delle popolazioni civili sono all'ordine del giorno, si pensi alle occupazioni della Serbia, della Romania, del Belgio o al coinvolgimento diretto dei villaggi e dei paesi francesi sul fronte occidentale, si pensi al dramma del fronte orientale e si pensi anche alla terribile catastrofe dell'Olocausto armeno, che di fatto è una conseguenza diretta della Prima Guerra Mondiale e, come sappiamo, è anche stato generato da una carestia indotta, voluta dalle autorità ottomane. Dunque, privazioni terribili nei luoghi dove la guerra giunge nelle case. Per quanto riguarda l'Italia, qui abbiamo una situazione sostanzialmente ridotta rispetto ad altre realtà. Abbiamo il caso drammatico anche, ma limitato, della spedizione punitiva, appunto del 1916, la città di Borgo Valsugana, che viene di fatto evacuata dopo essere stata temporaneamente occupata dagli austro-ungarici, con conseguente fuga degli abitanti e quindi crisi alimentare che colpisce questi flussi di profughi. Ma ancora più grave è la situazione che avviene dopo il 1917, dopo Caporetto. Anche in questo caso i settori del Friuli e del Veneto orientale occupati dagli austro-tedeschi diventano zone di occupazione. Durerà un anno questa occupazione, coinvolgerà 800.000 persone, saranno 800.000 italiani che dovranno vivere per un anno in diretto contatto con le forze d'occupazione austro-tedesche. Ovviamente non è un'occupazione paragonabile a quella nazista del secondo conflitto mondiale, ma è un'occupazione difficile, dura, dove i soldati, gli ufficiali austro-ungarici e tedeschi obbligano i cittadini italiani a alimentarli. Dunque le riserve alimentari delle popolazioni occupate nel Friuli e nel Veneto vengono date in gran parte alle truppe d'occupazione. La memorialistica non è vastissima, ma ci racconta di trattative quotidiane delle autorità italiane rimaste sul territorio occupato, soprattutto sindaci e parroci, che quotidianamente trattano di fatto con gli alti comandi austro-tedeschi per cercare di ottenere quel minimo di sussistenza disponibile riservata agli italiani. La guerra termina con la liberazione, come sappiamo, di questi territori. Non si può parlare però di una sofferenza eccessiva. Quello che si può dire è che questa catastrofe in XVI non sarà altro che l'anticipazione di quanto capiterà nel secondo conflitto mondiale, dove la crisi alimentare colpirà direttamente il popolo italiano in quella che si può definire guerra totale.